Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Nararirai. Ben ritrovati al caffè, dunque, dopo aver sentito anche le ultime dalla voce telefonica del sindaco di Gualdo-Tadino Massimiliano Presciutti legate al maltempo che sta imperversando per l'Umbria, con grande attenzione per chi fosse alla guida in queste ore per l'intera mattinata, ma cerchiamo di staccare un attimo appunto dalla cronaca e di immergerci appunto nella buona cucina, perché con noi in collegamento c'è Giuseppina Baldinelli, che a breve ci illustrerà e ci farà vedere anche il procedimento, nonché tutti gli ingredienti di un piatto che può essere sia di accompagnamento, un contorno, a altre portate per quanto riguarda il suo dosaggio, diciamo, ma anche un piatto unico che in maniera leggera si può gustare a una serata autunnale. Parliamo della giardiniera in agrodolce, che già dal nome, cara Giuseppina, mi viene in mente un po' l'aspetto bucolico di tale piatto, e che vorrei sapere intanto, io qui ho anche la grafica che si può vedere con tutti gli ingredienti, anche il procedimento davvero ben eseguito dal nostro Patrick Fratini, ben confezionata dal nostro Patrick Fratini, e la giardiniera in agrodolce, che è appunto un mix di verdure ma con tanti altri ingredienti sfiziosi, vedo vino bianco, aceto, zucchero, insomma è un determinato procedimento. Voglio sapere appunto da Giuseppina Baldinelli che cos'è la giardiniera e come si confeziona, appunto come si crea tale piatto. Giuseppina. Buongiorno a tutti. Beh, è un piatto tipicamente autunnale. Continuiamo sulla scia delle conserve d'autunno, perché questo è il periodo in cui possiamo trovare proprio tutte le verdure che vengono poi consumate durante l'inverno, nelle serate autunnali. Come dicevo, la giardiniera in agrodolce occorre avere... Questa è la dose base, poi ne viene già tanta, con questi 4 kg di verdure ne viene tanta e possiamo anche dimezzare le dosi. Io, la dose classica è questa, è 1 litro di vino bianco, 1 litro di aceto, abbiamo poi 300 g di zucchero, 3 cucchiai rasi di sale e 3 bicchieri di plastica così di olio di oliva, e un cucchiaio, abbiamo detto, di sale. Facciamo bollire tutto nella nostra pentola. Poi ho pulito, io ho usato cavolfiori, sedano, carote, ancora anche qualche fagiolino troviamo, i peperoni, le cipolline, che se non volete pulirle si trovano già confezionate, pulite, o ve le pulisce anche il fruttivendolo di fiducia, e i funghi. Ma ognuno può usare le verdure che vuole, perché la stessa dose può servire anche per fare solamente le cipolline in agrodolce o solamente i funghetti sott'olio. Io non ho trovato quelli piccoli, ho spezzettato questi grandi. L'ho buttati nella pentola che era già in ebollizione. Ho fatto bollire le verdure per 5-6 minuti dal momento che rialza il bollore. Poi le ho tolte, questo l'ho fatto questa mattina. E dopo averle tolte le invaso nei miei barattoli che sono già stati sterilizzati e conservati. Cerchiamo di creare un'armonia di colori, quindi metterò sotto qualche cipollina, poi metteremo un peperone giallo, uno rosso, i cavolfiori, che questi non devono mai mancare durante
finché si trovano in questa stagione, il sedano spezzettato, eccolo. Poi abbiamo qualche funghetto e così a giro per cercare proprio questa armonia cromatica. Le carote, ho preso anche i fagiolini questa volta, perché ancora si trovano. Naturalmente, quando non ci saranno più, possiamo usare qualsiasi verdura. Qualcuno può togliere i peperoni che dice non li digerisco. Rimettiamo delle cipolline. Un altro peperone che ci dà un bel colore. Ecco, peperone rosso, peperone giallo. Il funghetto. Ecco qua. Poi versiamo il liquido che ne è rimasto, ecco, nel nostro barattolo. Deve essere completamente immerso, gli ingredienti. Ecco, poi pigiamo un pochino sempre per far uscire l'aria. Questo è di troppo, lo togliamo. Ecco, se avete poi quei fermacoperchi, lo possiamo bloccare con quello. Chiudiamo bene, mi raccomando, questi o gli altri barattoli. E poi mettiamo tutto a bollire in un altro recipiente per almeno 5 minuti. Poi quando sono raffreddati sono pronti per essere messi in dispensa naturalmente. Io uso un accorgimento, i funghi naturalmente si cuociono in brevissimo tempo, allora li cuocio a parte, come anche i peperoni. Per i funghi bastano 2 minuti e lo stesso i peperoni. Quindi potete fare anche diverse cotture se non amate quel gusto, perché poi conservandoli tutti questi ortaggi si ammorbideranno durante, perché questa viene conservata benissimo per un anno, le nostre conserve, sono sicure, tanto più con la sterilizzazione e il sottovuoto che creiamo nella bollitura. Quindi è un piatto che si fa anche abbastanza velocemente. Naturalmente cerchiamo di ridurre, anche questo è il cavolfiore, tutti gli ortaggi nella stessa misura, perché naturalmente se il cavolfiore lasciamo proprio un fiore così grande, e la cottura è diversa rispetto alle carote, pur essendo come consistenza la stessa, rispetto a una carota tagliata così occorre più tempo. Quindi cerchiamo di, come lo stesso il sedano, e sono tutti ingredienti che stanno bene insieme e sono buonissimi. Poi li possiamo confezionare, ecco, a piacere nostro, però questo è quanto occorre e il tempo che ci vuole, quindi è una ricetta abbastanza veloce. Poi se vogliamo, durante l'inverno, di accompagnamento al bollito è proprio, diciamo, la morte sua, possiamo anche sminuzzarli completamente quando apriremo il barattolo, fare dei pezzetti piccolini piccolini, li possiamo mettere direttamente sopra la carne che è già bollita, sopra il nostro bollito. È una verdura d'accompagnamento proprio per il bollito. Poi lo possiamo usare anche vicino ad un antipasto, naturalmente, anche durante le feste natalizie. E questo, ecco, è la ricetta completa. Ecco Giuseppina, un contorno sicuramente sfizioso e anche salutare, mi viene da dire, questa giardiniera in agrodolce, che assomiglia un po' magari alla classica bandiera, no? Per quanto riguarda soprattutto anche l'uso degli ortaggi che sono stati usati, sbaglio? Sì. La bandiera, diciamo che è molto più estiva, lì ci sono i peperoni, li troviamo, la cipolla, ma abbiamo anche le zucchine, le melanzane, è proprio di piena estate la bandiera. Questa rientra più nella cucina autunno-invernale, ecco,
Infatti, finché si trova il cavolfiore fresco, si possono fare fino a febbraio-marzo le nostre conserve. Perfetto, io credo che tutti i telespettatori che ci hanno seguito abbiano veramente ammirato come Giuseppina Baldinelli in pochissimo tempo, peraltro ricetta questa davvero pratica e rapida da realizzare, ha messo in atto la giardiniera in agrodolce. Ricordo solo velocemente gli ingredienti: 4 kg di verdure miste tra cavolfiori, cipolline, peperoni, carote, sedano e funghetti, ma poi si va anche con gli ortaggi di stagione, mettiamola così, le verdure di stagione se alcune non si trovano, vino bianco, aceto, zucchero con anche cucchiai di sale e olio d'oliva in 3 bicchieri. Procedimento, come abbiamo visto, velocissimo, dunque davvero una ricetta sfiziosa che può accompagnare piatti di carne o di pesce che dir si voglia, o comunque essere anche un piatto unico da gustare per una serata leggera, diciamo. Questo per quanto riguarda la giardiniera in agrodolce. Io ringrazio tantissimo davvero Giuseppina Baldinelli, grazie mille per essere stata con noi anche questa mattina e averci deliziato con la sua giardiniera. Giuseppina, grazie a voi. Appuntamento dunque presto, sempre con le ricette di Giuseppina Baldinelli e con il nostro appuntamento del caffè con In Cucina Con. Vi ricordo dunque gli appuntamenti di giornata su TRG alle 14, lo ricordo ancora, l'ampia sintesi di Soverato, Bartoccini, Fortinfissi, Perugia per quanto riguarda la 2 femminile di volley. Stasera invece con chiaramente aggiornamenti corposi sulla situazione legata al maltempo sia dall'Alto Chiascio che dall'Alto Tevere. Abbiamo sentito prima le parole in diretta del sindaco di Gualdo-Tadino Massimiliano Presciutti che ci ha dato informazioni importanti su come la situazione in varie parti, soprattutto dell'Egubino gualdese. Massima attenzione per chi fosse alla guida, soprattutto fosse in giro solo da uscire, diciamo, per esigenze importanti in queste ore. Comunque vi aggiorneremo stasera 19:30-20:30 TG Alto Chiascio, 19:50-20:50 TG Alto Tevere, mentre stasera alle 21:15 torna su TRG l'appuntamento con Umbria Sport Parliamo, il talk show sportivo condotto da Silvano Baccarelli, che andrà ad esplorare dalla Serie B passando per la Serie C, finendo nel dilettantismo tutti i campionati che riguardano le formazioni umbre e il calcio regionale in ampio spettro. Questo per quanto riguarda dunque anche la serata su TRG è tutto, anche per questo appuntamento con il caffè per quanto riguarda questo venerdì 3 novembre. Vi lascio con la programmazione della nostra emittente, augurandovi ovviamente un buon venerdì a tutti voi. Grazie mille. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Narari rai.